C'era una volta un ragazzo depresso, talmente depresso che quelle rare volte che sorrideva dovevi segnartele sul calendario. Praticamente un tizio che, in scatti di rabbia, fa tanto brutto da trasformarsi in una cosa nera ambulante e inquietante chiamata Furia. In realtà Oswald è un piccolo orfanello abbandonato da tutti e preso in custodia dalle fate, più precisamente dal cugino di Mercedes, Melvin. Non che quest'ultimo ispiri tanta fiducia a guardarlo, ma a nessuno si è mai domandato niente, quindi va bene. Oswald è quindi un cavaliere agli ordini di Melvin, è temuto da tutti soprattutto per la sua arma, la Beldriver, potentissima psilite a spira fosoni. Diciamo che tutto questo non è che gli abbia fatto avere una vita sociale molto attiva, ecco. Soprattutto perché tutti se ne tengono alla larga chiamandolo possessore della Beldriver o cavaliere d'ombra, anche se chiamarlo semplicemente Oswald non sarebbe stato poi così male, eh. La sua storia inizia proprio con l'apoteosi della felicità. Sotto ordine di Melvin, Oswald uccide il drago Indel, facendosi guadagnare anche il nome di uccisore dei draghi, in barba a Daenerys Targaryen. E mentre il ragazzo nel tempo libero si mette a frignare in un angolino e domandarsi sul perché il padre lo abbia abbandonato, Melvin fa il venditore porta a porta alla regina delle fate Elfaria, chiedendole di utilizzare altre psiliti potenti come la Beldriver per fare il culo a Odino. Ma Elfaria non ci sta, e come risultato ci muore male male malissimo, lasciando il trono a quella povera bambina di Mercedes. E allora che si fa? Melvin, che vuole tantissimo bene alla cugina, decide con un colpo di stato di usurparne il trono. Tutto sembra procedere bene, dopotutto la Beldriver è un'arma potentissima e Oswald è imbattibile, ne è vero? No, perché viene sconfitto da Mercedes e reso in fin di vita. Anche Melvin però è in fin di vita e può finalmente svelare la furbata che gli aveva fatto sotto il naso per tutti questi anni. Lo stronzone voleva così tanto la Beldriver che per ottenerla con forza annessa e senza spese di spedizione incluse ha barattato la stessa anima di Oswald, cioè il primo sfigato che gli è capitato attorno. Questa cosa fa rimanere non poco male Oswald, che viene portato da sto triste mietitore ambulante chiamato Alia nell'oltretomba, posto, a detta loro, impenetrabile, dove però la gente entra ed esce con la stessa facilità con cui tua madre trova quel calzino spagliato che cercavi da 3 generazioni. Come direbbe Ade, l'oltretomba non è... Malaccio, sei un po' tetro, un po' buio e come sempre, piena di gente morta che vuoi farci. Peccato che nella maggior parte sia gente morta a causa di Oswald, che tutti vorrebbero linciare perché è ancora bello, giovine, nonostante sia... beh, morto. Ma che ci guadagni se ci fai un protagonista brutto come la morte? In ogni caso, forse sotto l'effetto di qualche fumogeno dell'oltretomba non ben identificato, il ragazzo vede questo pettirosso blu fantasma che lo guida fino ai confini di Endelfia. Ma mica te ne puoi andare senza aver fatto prima vedere il passo alla regina Odette? Quindi si ingaggia una piccola lotta con lei. A rompergli il zebedei però ci pensa Odino, che zitto zitto se n'è venuta all'oltretomba a rubacchiare un po' di cristalli della zona. Rotta di scatole, Odette propone ad Oswald un accordo, uccidere Odino in cambio della sua libertà. E qui iniziano per il ragazzo una serie di patti, scambi e prestiti che manco Tremotino in così poco tempo è riuscito a fare tanti accordi. Vabbè, non è che Oswald abbia molta scelta, insomma. Così si dirige al cospetto di Odino per dargliene di santa ragione. E lì si accorge che il pettirosso blu non era altro che una... guida spirituale, che l'ha condotto a Gwendolyn, figlia di Odino, con la quale Oswald aveva già avuto un mezzo scontro di 2 secondi, tipo, in battaglia. Ma gli ormoni che fanno le capriole non lo distraggono dal suo intento e affronta Odino. L'omone però, essendo l'unico deficiente che ancora non ha fatto patti con lui, decide di rimediare con un'altra delle sue. Se lui uccide sto drago di nome Wagner, gli darà la lancia di sua figlia e un castello ai margini della foresta. Ma no, Oswald vuole fare il prezioso. Ma riconsidera l'offerta quando Odino aggiunge anche Gwendolyn come sposa. In questo momento sotto un incantesimo del sonno che la costringerà ad amare colui che la sveglierà con un bacio. Il ragazzotto furbacchione ora è compiaciuto e mica se la fa perdere st'occasione e Zamzun Zam uccide Wagner trovando sotto le grinfie l'anello del Titrell che cerca Odino. Ma Oswald, trollone e like a boss, se lo porta fiero con sé senza darlo a nessuno. Spostiamoci al castelletto antico, praticamente tutto da ristrutturare.
E mentre il ragazzo si gira i pollici a pensare favolisticamente a lui e Gwen che si danno la manina e corrono verso l'orizzonte, ecco che quest'ultima, ancora bella che ronfante, viene portata via da sti tre tizi uguali che sono i tre saggi, ma neanche tanto, stregoni. Sorvoliamo ora sui 10 minuti di pensieri tragici di Oswald e seguiamolo ai sotterranei di Titania, luogo dove trovi di tutto, tutto! Cioè, ma gli abitanti del regno non sentono mai dei rumori molesti provenire da sotto? Fatto sta che Oswald arriva incazzato nero, pronto a fare il culo agli stregoni, che con l'aureola in testa dicono di aver portato la ragazza a Magma Vulcano, perché sì, gliel'avevano chiesto. In pratica, sì, perdi un'intera ora della tua vita per capire che hai sbagliato strada. E mo' state ritorna indietro, con la speranza che la ragazza non venga spostata di nuovo, che manco il Corriere Bartolini col pacco di Amazon Prime, tizio depresso arriva al cospetto del re di Magma Vulcano, Onyx, che voleva slinguazzarsi lui stesso, Gwendolyn, essendo tempo fa già stata promessa a lui. Ma Oswald se ne sbatte allegramente, si fa per dire, e affronta Onyx alla sua vera forma di demone. E questo ti fa pensare che, povera Gwen, immaginatevi la sua luna di miele con un coso così che la schiaccia col solo pensiero. Così, per preservare probabilmente l'integrità dell'amata dormiente, Oswald sconfigge il Gaston dei poveri. E siccome un po' gli dispiace, perché in fondo, cioè, insomma, si è trufolato nel suo regno, gli ha fatto il culo e mo si vuole pure portare la donna che ama, gli propone i suoi servigi. Ma solo per una volta, che va bene essere gentili, però se lavori gratis, con che cosa mangi? Non è che sia proprio un grande compenso per Onyx, però pazienza, se la fa piacere sta cosa. Il ragazzo così porta Gwendolyn al castello e dopo altri 10 minuti di pensieri profondi sul fatto che Gwen lo debba amare non sotto incantesimo ma per sua volontà, il ragazzo se la slinguazza tutta. E da qui quindi ci colleghiamo a metà della storia di Gwendolyn. Thank you.